in questa zona si produce maggiormente pecorino canestrato di varie stagionature, da una settimana fino a 2 anni di stagionatura. È un prodotto fatto al latte crudo con tutto il latte della zona, soprattutto di alpeggio. Poi si produce lenticchia, si producono prodotti con maiale, soprattutto maiale nero, che è un animale che può vivere all'aperto, soprattutto a queste altitudini, cosa che il maiale bianco non potrebbe sopportare. Nella zona sono l'unico ad allevare maiale nero, allevo all'aperto e lo trasformo anche, quindi faccio tutta quanta la filiera, tutti i prodotti senza conservanti. Quindi naturali al 100%. È un lavoro molto sacrificato, però dà anche delle belle soddisfazioni. I turisti dovrebbero venire perché è un bel posto, tanta natura, aria buona, e dovrebbero venire per assaggiare questi prodotti che alla fine fanno muovere l'economia di questi posti.